Si tratta senza dubbio di uno degli artisti inglesi più originali. William Hogarth nacque a Londra il 10 novembre 1697. Il nome William gli venne imposto in onore di Guglielmo II di Orange, salito al trono inglese quell'anno. Nel 1707 il padre dell'artista, Richard, scrittore classicista, aprì una coffee house frequentata da intellettuali dove si discuteva di letteratura greca e latina. Richard fu costretto a indebitarsi sempre di più ed è per questo motivo che nel 1708 venne arrestato per debiti. Nel 1712 l'intera famiglia venne arrestata per debiti e condotta alla Fleet Prison, dove rimarrà per 2 anni. Nel 1720, 2 anni dopo la morte del padre, William Hogarth aprì uno studio in Long Lane, nella stessa strada dove viveva con la madre. Realizzò anche il suo primo bigliettino da visita, William Hogarth Incisore. Il nome campeggia sullo sfondo di un palcoscenico, mentre a lato del sipario sono raffigurati un uomo che scrive la storia e una donna a mani vuote che simboleggia l'arte ufficiale. William Hogarth lavorò quindi come incisore, dipinse insegne, scene di gruppo, incise biglietti da visita e nello stesso tempo frequentò l'accademia di Sir James Thornhill. Nel 1729 sposò in segreto Jane, la figlia di Thornhill, e i rapporti con il suocero, contrario alle nozze, si interromperanno bruscamente, anche se poi si riappacificheranno. Nel 1730 dipinse la prima serie di opere che ci raccontano una storia, la carriera di una cortigiana, una serie di grande successo riprodotta in stampe a incisione. Profondamente attento alla vita sociale e acuto osservatore della realtà e della morale corrente, Hogarth vuole rappresentare il suo tempo e la società in cui vive. Anche la serie della Carriera di un libertino divenne estremamente popolare e fu venduta molto bene sotto forma di stampe. Trovate un video a riguardo nella playlist Storia dell'arte in pillole. Fra tutte le sue stampe, però, la più nota è sicuramente Il vicolo del gin, incisione moralizzante che voleva denunciare le conseguenze dell'abuso del gin. Le stampe a incisione causarono all'artista alcuni problemi. Vennero infatti riprodotte anche senza la sua autorizzazione, cosa che spinse Hogarth a ingaggiare una battaglia per il riconoscimento dei diritti d'autore, culminata con l'approvazione dell'Engravers Act, soprannominato Hogarth Act. Anche se William Hogarth dovette la sua fortuna alle stampe, dipinse sempre nel corso della propria vita. Il capitano Coram e la venditrice di gamberi sono forse i suoi dipinti più riusciti, che ci mostrano una grande libertà di tratto e un'istintiva capacità di catturare la personalità del modello. Nel 1753 uscì a Londra il suo trattato L'analisi della bellezza. Quest'opera, forse la prima che si basa su un'analisi formale dell'arte, vuole essere insieme una critica al gusto contemporaneo e un approfondimento della natura nella sua artisticità e bellezza. Hogarth contrappone al sistema simmetrico frontale ereditato dal Rinascimento una nuova linea ondulata. Negli ultimi anni della sua vita il pittore si distaccherà dagli amici di sempre. Morì il 25 ottobre del 1764 all'età di 67 anni, con un senso di sconfitta nei confronti del pensiero che aveva sempre portato avanti. L'idea di un'arte destinata a tutti, che avesse il potere e il dovere di modificare il corso del comportamento umano e sociale. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!